Allora, sono Gianni Lamotta, Benevento della Lidis e insieme a Gennaro abbiamo. Gennaro mi ha dato una mano a realizzare un piccolo progettino che mi era stato richiesto. Partiamo dall'inizio. Mentre facevo Pilates ed ero molto molto soave nei movimenti, la mia istruttrice mi chiese se fossi in grado di realizzare e procurarle una cosa che avevo utilizzato qualche tempo fa da una sua collega. Una sorta, la chiamò una bilancia posturo-stabilometrica. Naturalmente la mia risposta fu subito molto, molto chiara, quindi iniziai a fare qualche ricerca. In pratica si trattava di un piatto, una bilancia con dei sensori in grado di percepire la posizione dei piedi sulla struttura e qual era il peso distribuito dal corpo umano e qual era il baricentro. Naturalmente quello in commercio aveva un costo un po' elevato. Dopo di questo mi viene in mente una simpatica cosa, dice: perché fermarsi a questo? Perché fermarsi a quello che ci poteva offrire il mercato? Inizia a cercare poi in giro qualcosa che potesse sostituire quello che era il commercio. Pensai di costruirlo magari un po' con Arduino, con qualche gessore, quando a un certo punto mi venne in mente, mi chiesi di cosa avessi bisogno precisamente. Ovvero, io dovevo interpretare il peso, quindi avevo bisogno di alcuni sensori. Passavano fondamentalmente una sorta di bilancia, qualcosa che potesse essere in grado poi di interfacciarsi con un computer. Dati i presupposti, vedendo mio fratello giocare alla Wii, mi venne in mente di usare la bilancia, la balance board. Praticamente che era molto semplicemente quello di cui avevamo bisogno e quello che era in commercio. Ha quattro sensori, uno per ogni lato, e un piccolo codicino che gestisce. La comunicazione viene fatta tramite Bluetooth, quindi serviva soltanto riuscire a interpretare i segnali che lei ritornava e interpretarli in qualche modo. Facendo altre ricerche su internet scoprì che poi c'era un software che già faceva questo, che era BMWi. In pratica un software che interpreta i segnali del Wiimote e permette di utilizzarlo come mouse o come gestore anche per giochi in realtà viene interpretato. Però non bastava, perché non interpretava soltanto, cioè interpretava soltanto i segnali del Wiimote. Questa persona, Matt Katz, sul suo blog ha praticamente realizzato questo piccolo softwareino qui che interpretava i segnali della balance board. Questo qui è un progettista di Google che ha liberamente rilasciato il suo softwareino. Poi quest'altra persona mi ha dato una mano in quanto non conoscevo Python e avevo un po' di difficoltà a riuscire a gestire i segnali che mi dava, in quanto il bisogno che avevo era che non solo mi desse il peso e la posizione del corpo, ma potesse darmi il peso per i quattro sensori. Questa è una cosa, adesso se volete facciamo una piccola dimostrazione se riusciamo un po' ad arrangiarci. Il computer è un po' datato e non ha attacco in HD. Io voglio far vedere